Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, venerdì 22 novembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola Reggio, commissariamento legittimo. Comune sciolto per mafia, il TAR rigetta il ricorso degli ex amministratori di Palazzo San Giorgio. L'ex sindaco Arena annuncia l'appello, dura la motivazione, gestione dell'ente assoggettata a logiche criminali. All'interno di Gazzetta, confiscati beni per 5 milioni di euro, duro colpo ai clan di Siderno e Polistena, confiscati a personaggi legati all'Andrina De Commisso e ai fratelli Longo, arrestati in scacco matto. Della nuova disturbi specifici dell'apprendimento, la scuola si attrezza, corso per docenti e genitori. Omicidio Galimi, colpo di scena, nuova perizia sull'arma del delitto, slitta la sentenza dopo la decisione del GUP di disporre gli accertamenti balistici. Il processo si sta celebrando a distanza di 8 anni dall'uccisione della vittima. Torrenova, rifiuti il comune un problema di ordine pubblico, appello alla regione e al prefetto. E a 5 fronti, manutenzione e pulizia per evitare i danni della pioggia. Palmi, l'avvocato Vincenzo Minasi ai domiciliari per motivi di salute, il penalista accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Piana di Gioia Tauro, Versace alla guida del club Soroptimist, subentra a Luisa Agresta Calabro. E a Torrenova, sistema di riscossione, convegno del Lions. E infine a Seminara, un compagno di viaggio speciale, vivo in simbiosi con il mio motocarro. La passione sviscerata dell'ottantenne Gaetano Sindoni. Cambiamo decisamente argomento. Gioia Tauro, Budello, polemiche e divisioni. Bisogna avviare rapidamente i lavori per scongiurare il pericolo di esondazione. Il comitato quartiere Fiume chiama in causa il primo cittadino e sollecita un incontro con la provincia. Gioia Tauro, l'ex vice sindaco Rosario Schiavone non diffamò Bellofiore, assolto dal tribunale, solo critica politica. E a Gioia Tauro, difendere il diritto alla salute, una nuova associazione contro l'inquinamento. Ancora a Gioia Tauro, intimidazione, tiro al bersaglio sul locale, 24 colpi di pistola sono stati esplosi contro le serrande del bar Carpe Diem. Bar situato in pieno centro in via Sarino Pugliese a Gioia Tauro. Palmi, troppo abusivismo nel rione Pille, ma il dialogo riparte, assemblea sulla riqualificazione. E a Rosarno la violenza sulle donne non ha confini, presentato al liceo Piria il libro Banditi e schiave, i femminicidi di Arcangelo Badolati e Giovanni Pastore. Passiamo alle pagine dell'Ora della Calabria, titolo principale, 'Ndrina e politiche, la sentenza, il TAR dice governano i clan, giusto sciogliere Reggio, l'ex sindaco Arena annuncia battaglia, decisione ingiusta e falsata, quindi anche l'Ora della Calabria sceglie la medesima apertura di Gazzetta del Sud. Il politico e il boss, l'informativa in TV contro l''Ndrangheta, ma in privato gli chiedeva voti. Se mi aiuta sotto traccia, posso farcela. Il politico Gioffreda al boss Commisso, se ci beccano le microspie, siamo nei guai. L'informativa dice, è stata appurata l'ignominiosa performance dell'avvocato Gioffre Saverio, esponente del Partito Socialista Italiano, candidato alle elezioni del 2010 per il rinnovo del Consiglio regionale calabrese, la cui retorica campagna elettorale è stata videotrasmessa con un martellante spot sulla legalità contro la 'Ndrangheta, i falsi moralisti, l'ipocrisia e i voti di scambio. Senza alcun imbarazzo, costui si presenta al mastro per chiedere i voti e nonostante le ritrosie prospettategli per un possibile annullamento delle schede insozzate di 'Ndrangheta, suggerisce di essere aiutato sotto traccia. Questo è il passaggio della informativa, il passaggio contestato è esposto in questo articolo di Ilario Filippone. LSU rinviato il tavolo ministeriale, l'incontro si svolgerà il 29 novembre, i sindacati riprendono le proteste.
Omicidio Galimi, il GUP chiede la perizia sul fucile di De Salvo, slitta la sentenza per i quattro imputati accusati del delitto a Palmi. Omicidio Sgro, tribunale deposita le motivazioni, difesa soddisfatta. E a fondo pagina, confiscate due aziende al clan Longo di Polistena. L'11 dicembre prossimo la decisione sul resto del patrimonio. Scontro intestino nel PD, rottamatori contro Solano, Palmi, il gruppo potrebbe formare una componente interna. E a Gioia Tauro, elezione 2015, spunta il nome di Giorgio Dal Torrione, l'articolo di Francesco Russo, e si appunto disegna lo scenario delle possibili candidature in vista delle elezioni politiche che, lo ricordiamo, a Gioia Tauro si dovrebbero celebrare nel 2015. Quindi sostanzialmente tra un anno e mezzo. Gioia, querela Bellofiore, assolto Schiavone, fu solo critica politica. E a Rizziconi, consiglio maggioranza stabile, Condello dice resto fedele al sindaco, maggioranza al momento tranquilla, consensi a 4. Tarenova, rifiuti la terna, scrive a Pugliano, dall'11 novembre all'ente negato il conferimento degli RSU. Cinque fronti, maltempo, rinascita al sindaco, case allagate, serve subito una manutenzione. E leggiamo adesso la pagina che l'Ora della Calabria dedica ogni settimana alla scuola. Vorremmo una scuola libera, democratica e egualitaria. Palmi, parlano Emanuela e i suoi compagni del liceo Pizzi. Gli studenti del liceo palmese ci raccontano il loro ideale di scuola e di studio. A parlare Emanuela Pirrottina, rappresentante alla consulta provinciale del liceo Pizzi. Oppido Mamertina, dialogo e confronto in classe come momenti di crescita. E gli alunni della media Campanella sono affascinati da attività pratiche e dai viaggi di istruzione. Giordana e Adriana chiedono più informatica e musica. Chiudiamo con le pagine del quotidiano della Calabria, SOS Ambiente, calamità, tutte le colpe dell'uomo. Il commissario Percolla sui piani per il dissesto dice ritardi del governo, jacuzzi del geologo Tanzi, Calabria a rischio, mille fiumi, comuni indifferenti. Scusate. Andiamo all'interno del quotidiano, confiscati i beni del clan Longo, il tribunale di Reggio colpisce l'attività della cosca di Polistena, sigilli a immobili, conti e automezzi per un valore di oltre 4 milioni. Operazioni Melda, traffico di droga, Bellocco si difende in aula e a Gioia Tauro 24 colpi di pistola contro le saracinesche di un bar del centro, raffica di proiettili nella notte nel mirino il bar Carpe Diem. SOS Tumori, salute, paghiamo scelte sbagliate, la rabbia dell'associazione Gioia e Turismo. Ancora Gioia Tauro, diffamazione, assolto l'ex vice sindaco, e a Cittanova, convegno dei Rotari sulle migrazioni. Vie e piazze nel nome delle donne, il comune aderisce alla giornata mondiale contro il femminicidio, l'assessore della Vedova presenta le iniziative con scuole e associazioni in una bella intervista di Nicola Orso. Scusatemi ancora una volta, Tarenova, SOS rifiuti, i commissari chiedono aiuti. E a Cinque Frondi, maltempo, Conia e Loria, vigili, i consiglieri sollecitano il sindaco. A Cittanova il centro-sinistra prova a riunirsi, amministrative, prove di dialogo anche a destra, weekend di incontri. A Polistena il numero uno dei renziani prende la tessera del PD, Spanò in moto per le primarie. E ad Anoia, ufficio tecnico e precari, un danno, questo l'attacco. Era questa l'ultima notizia di oggi, piena stampa torna lunedì mattina alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata e di un sereno weekend.